da Taras, figlio di Aristocles. Pausania mi ricorda il citareto più grande di tutti i tempi. Famoso per essere insuperabile nell'arte della musica. Sono stato onorato dagli Atenesi e da loro commemorato attraverso due monumenti. Intorno al 310 a.C., era data la scritta sul plinto, rivenuta alle pendici sudorientali dell'Acropoli, sul quale vi era la statua onoraria. Pausania racconta che lungo la più illustre via di accesso ad Atene, la Iera Otos, sia stato eretto il monumento funerario, del quale non vi è più traccia. Dal 300 a.C., oggi finalmente, sono qui tra voi. Era il desiderio di tornare nella mia città natia, ove non ero mai più tornato. Come la chiamate voi? Ah sì, Taranto. Mi sono guadagnato stima e riconoscenza massima nella città attica. Ma è qui, a Taras, che la mia sensibilità artistica si è formata. Tale importanza è emersa soprattutto da fonti archeologiche e interessanti rinvenimenti. Essi confermano il ruolo centrale di questa espressione artistica. Nelle tombe, infatti, spesso vengono ritrovati strumenti musicali che completano i corredi funerari, testimonianze ai materiali delle abitudini del tempo. Ricordo Taras per la singolare bellezza, per i mari pescosi e le spiagge magnogreche delle acque limpidissime, un clima mite, frutta e verdure in abbondanza nel retroterra agricolo. In più, quella sensazione piacevole di abitare luoghi abitati da sempre, di calpestare terre che conoscono i passi dell'uomo, dagli albori della civiltà, terre ricche di tesori nascosti. Colgo con amaro stupore che dell'antica terra e dell'antico orgoglio resta solo una flebile presenza. Tutto sembra dimenticato, scomparso. In questa piazza solo le antiche colonne testimoniano il fasto e la grandezza della città che voi oggi chiamate Taranto. Avete voluto dimenticare, coprire, con pesante bitume le vestigie dell'antica città, ogni giorno calpestate. Camminate su quelle che sono le vostre vere origini. Una città plurimillenaria che ha incredibilmente perso per la strada i segni del suo tempo. Del passato antico e glorioso non è rimasto niente, nemmeno un segno, per la mania tutta tarantina di distruggere le proprie memorie. Una città dai languorici locali, disposta a tutto, prodiga di seduzioni e tradimenti. Sedimentata di tante storie, concluse e pronte a viverne altre. Pigra, indifesa, disattenta ai segni della passata grandezza. La sua disponibilità è anche la sua fortuna. Amata dai poeti, metà obbligata dei viaggiatori inglesi, francesi e tedeschi, in cerca delle vestigia della Magna Grecia. Le antiche mura greche che cingevano l'antica Acropoli, i monumenti, i templi, quasi tutto è stato distrutto. Ma non dimenticate che tanto è ancora con voi.
Il chiostro di San Domenico nasconde sotto di sé l'antico tempio, che ha dato alla città l'aspro odore dell'incenso e il calore delle sacre fiamme. L'antica Acropoli, che aveva come limite probabilmente sul Mar Piccolo la via di mezzo e, continuando per la strada detta la Cava, terminava accanto al monastero di San Pietro Imperiale, vi dimostra ancora oggi tale disposizione nel quasi repentino abbassamento della roccia. Purtroppo, negli anni, si è poco sorvegliato sulle operazioni di scavo e di sterro e non esistono precisi rilievi di tutte le antiche costruzioni che venivano alla luce. Di conseguenza, i lavori di innalzamento dei palazzi avvenivano senza troppi controlli, negando così precise attribuzioni e permettendo il poco rispetto e amore per il passato. Ci si sente tanto ricchi di passato, che si giustificano guasti inauditi. Molti reperti vengono rubati o prendono quasi sempre le strade per Londra, Parigi o Berlino. L'isola, la fragile architettura tessuta come un nido di ragni, circondata da giardini fatti di cozze e di ostriche. Qui galleggia una città segreta che fa intravedere le sue strette strade, i suoi templi, i suoi simulacri. È quasi impossibile non accorgersi della maestosa presenza delle colonne doriche. Se ne stanno lì, solenni e maestose, a dare il benvenuto a chi oltrepassa il ponte girevole e a raccontare una storia secolare. Il primo ad essersi occupato dello studio del Tempio Dorico è stato il padre dell'archeologia tarantina, Luigi Viola. Il monumento più antico della Magna Grecia si trova a Taranto. Tutta la città, soprattutto tra il 1800 e il 1900, diventa un grande cantiere. Il territorio viene ritagliato e ricucito giorno per giorno. Lo stesso sottosuolo viene ad essere scoperchiato e comincia a restituire antichi tesori e antiche ossa. Il malcostume generalizzato del furto e della dissipazione dei beni venuti alla luce ha portato ad un impoverimento senza rimedio. La bulia dei cittadini nella difesa di un patrimonio culturale di inestimabile valore lascia ancora oggi i suoi segni. L'archeologia per Taranto rappresenta una potenzialità inespressa. Ripartiamo dalla nostra memoria.